Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti a tutti. Bene, per il caso di Pierina Paganelli siamo sempre un po' alla ressa dei conti, ma la vicenda sta assumendo dei toni paradossali, perché si era partiti da Valeria che insinuava dubbi su Manuela e il fratello che avessero incastrato Luis. Adesso siamo dalla parte opposta, cioè siamo addirittura all'idea che Manuela non tanto velatamente insinua che quasi quasi Valeria possa aver avuto un ruolo nell'omicidio di Pierina, diretto o indiretto. Quella frase, me lo fai tu o mandi qualcuno, è sintomatica. Ora, certamente voler insinuare questo da parte di Manuela veramente mi sembra ancora più paradossale, perché vedete, io sono convinto che al di là di tutta la condannabilità di questa Valeria, del suo comportamento di questi ultimi giorni, certamente se dobbiamo parlare di quel 3 di ottobre, non possiamo pensare logicamente ad alcun tipo di compromissione da parte di Valeria, che avrebbe dovuto fare cosa? Un piacere all'amica, per non far sapere qualche cosa. Avere questa forza super da poter dare 29 coltellate con un coltellaccio così, oppure dare l'incarico al marito. Qualcosa non mi convince, non mi convince. Ivana mi scrive e dice: questi personaggi sono tranquilli perché l'esistenza di un killer esterno è un fatto difficile da dimostrare, e quindi difficile dimostrare la loro colpevolezza, a meno che qualcuno di essi non faccia autogol. Ed è qui il punto, perché mi sono convinto, diciamo, esaminando un po' tutti questi aspetti della vicenda, che l'intervento di un'altra persona che fattualmente abbia potuto operare questo omicidio diventa qualcosa di probabile, e la sicurezza con la quale questi sospettati, fra virgolette, hanno i loro alibi o insistono sui loro alibi è sintomatico del fatto che qualcuno potrebbe aver fatto qualcosa. E quando dico qualcuno, certamente non è Luis, perché anche Luis sa benissimo di non essere lui la persona di colore che passa sotto le telecamere. E quindi nessuno fa autogol. Finché nessuno fa autogol, la situazione non si muove più di tanto. La rottura che oggi c'è stata fra Valeria e Manuela, con querele, eccetera, eccetera, questo litigio così pacchiano per certi aspetti, diciamo che non ha minato ancora questo equilibrio. Perché? Perché se noi pensiamo che effettivamente Valeria non sia in teoria nemmeno potuta essere coinvolta il 3 di ottobre in queste vicende, ecco che è una voce fuori dal coro, una voce che cammina per conto suo, questa Valeria, con questi suoi atteggiamenti condannabili ed esagerati. Per cui questo sfogo giudiziario fra le due donne resta ancora in un ambito che va a parte dalla vicenda di cui stiamo parlando. Finché nessuno fa autogol, questa vicenda rimane ancora in sospeso. Finché però qualcuno sarà costretto a fare autogol. Eh sì,
Sicuramente qualcuno sarà costretto a fare autogol, perché nel momento in cui la procura formalizzerà un'accusa, richiesta di rinvio a giudizio e queste cose qua, non credo che, ad esempio, Luis possa accettare di andare a giudizio da solo come colui che, senza nemmeno una premeditazione, abbia sentito chissà come Pierina che tornava e scendeva, uccideva e se ne saliva sopra a dormire. Se accetta questo, non credo che lo possa accettare. È fuori di dubbio che, però, se lui ha avuto un ruolo, seppure magari succedaneo o comunque relativo, se ne assumerà una parte della colpa, ma capirete bene che meglio assumersi una parte della colpa ed avere un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti che poi beccarsi un ergastolo da solo. Ecco. Poi Marta pure mi scrive e mi dice un'altra cosa molto importante. Dice: nel garage di Manuela è stato installato il lavandino, il lavandino che ha messo lo stesso Luis, che potrebbe essere stato usato per pulire la scena del crimine. Può essere, ovviamente, nessuno sa niente, può essere, però ciò che fa pensare sono le parole di Manuela di quella mattina. Voi ricorderete come dice che ha visto tanta acqua che usciva da sotto la porta e che andava a finire in una parte lì del garage, e siamo alle 8:30 di mattina. Da dove usciva quell'acqua? Era tanta acqua. Ora dobbiamo pensare che se quest'acqua è stata usata in abbondanza, magari la sera alle 10:30, alle 11, e poi c'è stata tutta la notte. Senz'altro quel residuo di acqua non era l'acqua che c'era la notte, quindi quell'acqua può essere stata usata per ripulire qualcosa. Gli stessi capelli che si definiscono bagnati, pettinati e bagnati, possono essere stati attinti dall'acqua. Ed è fuori di dubbio anche che questa salma, il corpo della povera Pierina, sia stato in qualche modo aggiustato e confezionato. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: chiunque abbia fatto questo scempio, specie se è un killer, è una persona esterna che dà le coltellate e pensa ad andare via, rimane la povera vittima in uno stato, come capita, lì a terra, no? Non è possibile che dopo una scena del genere questo corpo sia rannicchiato fra le due porte tagliafuoco in una posizione semifetale, con però la testa all'indietro, i capelli pettinati, la borsetta indossata, la gonna alzata e con l'intimo tagliato. Mi sembra qualcosa fuori dalla grazia di Dio. Qua chi è stata anche sbagliata a simulare questo taglio dell'intimo? Perché simulazione per simulazione sarebbe stato molto meglio che chi ha simulato simulasse una rapina. Sarebbe stato minimamente più credibile. Simula una rapina, togli gli anelli, togli la collana, togli il portafoglio, togli la borsa, e si poteva credere minimamente che un balordo che voleva rapinare, poi la rapina finite male. Fare questa cosa qui certamente lascia perplessi, attoniti, basiti. Ora c'è un altro amico che mi dice pure: ma quel famoso amico di colore di Luis, di cui si è tanto parlato, è stato mai identificato? Qui non è, per carità, che diamo colpe, qua facciamo solo dei ragionamenti, no? Perché una volta mi sembra che è andato in onda anche un'intervista a un ragazzo di colore che stava lì. Allora, il problema è, visto che è certo che c'era un, chiamiamolo amico di Luis, che più volte frequentava lì il garage, mettevano anche la musica, sta roba qua, è stato identificato, è stato chiesto, e soprattutto
È ancora in Italia possibile? Oppure di questa persona non si sa niente, non sono stati fatti accertamenti e magari non è più in Italia? Sarebbe qualcosa da conoscere, da sapere, perché potrebbe essere molto significativo. Ora, Carmen poi mi dice anche un'altra cosa. Mi dice, ma perché Barzan, Manuela ripetono costantemente con una certa sicurezza che il killer è un killer esterno? Può essere che questa riflessione, specie da parte di Manuela così insistita, che dice va bene, indagate pure fra di noi, ma pensate che può essere qualcuno venuto da fuori, probabilmente può essere che sia davvero questo qui venuto da fuori, ma non venuto da fuori così per una propria volontà, venuto da fuori. E anche queste coltellate, vedete, qualcuno mi dice, ma il killer professionista, no, se il killer è venuto da fuori dava quattro coltellate e basta. Dobbiamo ragionare sul fatto che quando si dice che un'altra persona ha agito per nome, per conto, magari in ipotesi per un compenso che può essere 2.000, 5.000, 10.000, perché vedete, in un ambito di balordi non c'è un parametro per la vita umana. C'è gente pure drogata che dai 100 euro è capace che ti uccida una persona. Cioè, in certi ambienti non ci sono dei parametri, avete capito? Ecco, e allora, quando tu prendi un balordo, diciamo, del genere, non è detto che questo balordo sia uno che sa che con quattro coltellate uccide. No. Può darsi che sia uno che non sa nulla, che è un violento, che magari agisce sotto sostanze stupefacenti e appunto dà decine e decine di colpi, perché non è un killer professionista. Tutto lì. Non c'è da meravigliarsi, quindi il numero dei colpi può essere interpretato in una duplice veste, o nella veste di odio, rabbia, rancore di chi ha agito, di chi aveva un rancore di tipo diretto verso la persona di Pierina, oppure è qualcuno che non aveva pratica, ecco, qualcuno che ha agito magari poco lucido. Certamente sotto l'uso di sostanze stupefacenti, perché penso che un'azione del genere con una certa lucidità non si possa fare. Quindi queste persone così possono dare un numero di colpi così forte proprio perché usano dei stupefacenti, non sono lucidi. Ecco. Poi ieri abbiamo visto a pomeriggio 5, Valeria, che è stata intercettata dai giornalisti, dice in riferimento a quell'episodio, lo rifarei anche adesso, vedete, e ciò conferma che lei è l'unico personaggio, l'unica persona non controllabile del quartetto, secondo me proprio perché non fattualmente coinvolta negli avvenimenti del 3 di ottobre. E non a caso quindi che la rottura anche a livello personale è avvenuta con lei e non con Luis. Perché con Luis la rottura non c'è stata. Nonostante che Luis abbia preso, come dire, le difese della moglie, perché dire, ma a un certo punto sono provocazione, ha fatto bene così, però non si odono parole di condanna verso Luis. Lo stesso Loris dice: non credo che mi accuserà perché si fa un autogol. Voglio insistere su questo aspetto perché forse a molti sfugge il significato gravissimo di queste parole, che è più grave ancora di dire giustizia divina è stata fatta. È ancora più grave. Perché quando si dice una persona ti accusa, tu cosa pensi? Se io non ho fatto nulla, io dico se costui accusa me, vuol dire che sta fuori di testa, che è ammattito, perché che cosa volete che me ne freghi di una cosa che io non conosco? Questo è l'atteggiamento di chi è estraneo alla vicenda.
Ma se si dice, io non credo che lui mi possa accusare, perché se accusa me si fa l'autogol. Cosa significa? Tradotto significa, se lui accusa me, accusa se stesso, ecco l'autogol. Cioè lui accusando me, accusa se stesso. Perché? Perché accusando me, accusa se stesso? Perché evidentemente fra me e lui c'è qualcosa che ci collega. E cosa può collegare? Può collegare l'intervento eventuale, stiamo parlando, sulla scena del crimine. E allora, la mia ipotesi, come sapete, che sto coltivando, però ovviamente parliamo di ipotesi, perché sapete, gli inquirenti sono diventati così, ognuno fa le sue ipotesi. Io penso che lui oggi è accusato formalmente di aver ucciso Pierina, in base non tanto agli esiti del DNA che non si conoscono, ma soprattutto a delle immagini di telecamere che inquadrerebbero un uomo di colore. Allora, quello che si sa sicuro è l'immagine delle 19:30 che vede questo uomo di colore a passo spedito che potrebbe non essere Luis. Un'altra immagine sicura è questo uomo sempre di colore che esce alle 22:20. Poi si diceva che c'era un'altra telecamera, un'altra immagine di quest'uomo che rientrava. Questo aspetto qui poi non è tornato più nei racconti, quindi non sappiamo perché, se questa figura davvero poi è tornata indietro ed è entrata nel palazzo, e allora si deve fare un altro tipo di discorso, perché i sospetti andrebbero di più su Luis, anche se potrebbe essere sempre questo famoso killer che è tornato, non so, per qualche altro motivo. Ma noi dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. Però, dato che parliamo di atti secretati, parliamo di ciò che filtra. Quindi sicuramente le immagini delle telecamere sono due, forse tre. Però la sicurezza con la quale Luis dice assolutamente fate quello che volete, non sono io, è una sicurezza che gli deve essere data dal fatto di non essere lui. Perché questo? Vi ripeto, perché quando il procuratore Paci gli ha detto, gli ha contestato questa cosa, e lui dice assolutamente non ero io, non sono io. Se il procuratore Paci avesse avuto le immagini, al di là di ogni dubbio, cioè immagini dalle quali si evinceva che era lui, gliele faceva vedere in quel momento e lo arrestava. Lo arrestava perché era la prova provata che lui stava mentendo. Così non è stato. E allora ciò mi fa dedurre che si vede magari l'uomo di colore che non si riesce ad attribuire esattamente a lui. Ecco perché c'è l'idea che questo uomo di colore, questo giovane di colore, possa essere l'assassino. Un assassino che ovviamente se viene alle 19:30 e poi va via alle 22:20 vuol dire che è qualcuno che non è che sta lì per caso. Può essere il killer, può essere quello incaricato, in ipotesi. Ciò sarebbe importante se fosse così, perché farebbe spiegare anche tante cose, cioè Luis, dato che è anch'egli di colore, doveva avere un forte alibi per non essere sospettato. Il forte alibi, secondo me, può essere derivato da quell'incidente, sul quale ho i miei dubbi tanti, che sia davvero un incidente DOC, come si dice. Quell'incidente con il certificato medico gli ha dato, diciamo, l'alibi che lì c'è scritto che ha avuto escoriazioni varie, dolore al ginocchio e lui stava sul divano lì, non si poteva muovere. Ecco. Poi c'è anche l'alibi dato da Valeria, ma Valeria, secondo me, gli ha dato un alibi non richiesto, un alibi che poteva anche non esserci, perché Valeria poteva anche dire, sapendo la cosa, no, guardate, io alle 9 già dormivo, figuratevi. Invece no, lei dice. No, io non dice meno 5, dice 5, dice 10, dice 5, l'avrei sentito, l'avrei visto, no, ma io gli ho domandato se lui è sceso a portare la spazzatura, lui ha detto no, non sono sceso, un alibi
farfallina così. Però non è richiesto, non era necessario. E non era necessario. Perché non era necessario? Perché secondo me non era necessario che Luis dovesse scendere giù prima dell'arrivo di Pierino. Non era necessario. Perché? Perché non doveva essere lui colui che agiva. E così pure Luis, secondo l'ipotesi, sembra ipotesi, Luis perché è andato a cena da Manuela? Non doveva andare, non era mai andato. E allora ecco che lui va a trovare l'amico, che poi non era nemmeno amico, va a trovare l'amico incidentato e scatta l'invito a cena. Questo invito a cena così si vede la radunanza del Testimone di Geova, chissà perché invece di vedere un film o qualcosa, chissà come mai. E non hanno potuto negare di dire no, noi abbiamo visto il film, perché? Perché poi alla fine dagli esami del wifi, dei collegamenti si sarebbe scoperto, invece dice no, noi anche se io Loris non vado più alla riunione dei testimoni di Geova, anche se io Manuela non vado più, però seguiamo perché ci piace, perché noi piace, noi quando non ceniamo insieme da 6 mesi, però che bella cosa cenare tutti quanti insieme a vedere la riunione dei testimoni di Geova, dove noi non partecipiamo più. Che bella cosa! Eppure è bello perché poi l'indomani mattina lei doveva andare a giudizio da questi testimoni di Geova. Quindi che cosa bella vedere. Non è convincente sta roba qua. Per me non è convincente. Allora, la figlia non era andata con la nonna. L'indisposizione sì, l'indisposizione no. La figlia stava spesso in bagno. No, la figlia non stava in bagno. La figlia non stava in bagno, la figlia non stava in bagno, è andata solo dopo le 11 per fare cosa? Per agganciare il wifi. Ma come? Se il wifi era così potente da vedere in streaming una riunione dei testimoni di Geova, perché andare ad agganciare un altro wifi? Tutte cose. Poi questa ragazza all'improvviso dice 22:15, ho visto l'orologio da parete, c'era lo zio che stava andando via. Poi no, vabbè, forse mi sono sbagliato perché ci sono le foto. Ma le foto, che foto sono? Foto di una persona buttata a terra, tutto sudato, delle 22:50 con delle dita nere, sporche. E allora, cosa si può pensare? Che se ci fosse questo qui che ha agito e che alle 22:20 è andato fuori, il corpo stava lì, certamente con un rischio che qualcuno lo poteva vedere, perché sicuramente sarà stato lì, buttato nel garage, non dove l'hanno trovato. Però lì è un condominio di gente anziana e a quell'ora era poco probabile, non impossibile proprio, ma era poco probabile che scendesse qualcun altro. Per cui sarà stato lì 5 minuti, 10 minuti, poteva stare anche lì mezz'ora. Il problema è che se sono scesi Loris e Luis magari a sistemare, non è che dovevano farlo proprio nell'immediatezza. Possono essere scesi alle 22:15, 22:20, 22:30. Certamente c'è stata una manipolazione di qualcuno. Luis dice: da quella sera che ho visto la Pierina giù, io non sono riuscito più a dormire. È un lapsus, però l'ha detto. E allora secondo me le cose sono andate così. E se le cose sono andate così con una discesa, una sistemazione, certamente Manuela non può non saperlo. Quella che poteva non saperla è proprio Valeria. Valeria che secondo me anche prima delle 10 dormiva, perché sfinita dai turni in ospedale. Lei alle 5 andava in ospedale la mattina, alle 10 di sera dormiva già da un po'. Forse era l'unica. Che poi oggi sia quella più condannabile perché potrebbe uccidere addirittura Manuela, è condannabile, ma non c'entra niente con l'omicidio di Pierina. Forse potrebbe entrarci con un eventuale omicidio di Manuela, Dio non voglia, Dio non voglia. E quindi potrebbe essere andata così, potrebbe. Teoria è andata così, quindi Manuela
Quindi non poteva non sapere, quindi formalmente nessuno, diciamo, si è sporcato le mani, tranne magari chi non si è lavato bene le mani. E allora, finché nessuno fa autogol, l'autogol non c'è. Non si sfugge da questo meccanismo. Non è credibile. E adesso, dai risultati del DNA, cosa scaturirà? Scaturirà, secondo me, niente. Niente. Perché poi queste labili tracce possono essere anche dovute a qualcuno che ha toccato Pierina, ma anche nell'ambito dei testimoni di Geova di quella sera che si sono salutati, così, quindi non si sa a che livello. Se è significativo se trovano del DNA, insomma, nelle parti intime, cioè dove non dovrebbe esserci. Quello sì, e qui non troveranno niente. Ma se dovessero trovare qualche DNA che non è il loro, sicuramente non è il loro, ecco che potrebbe essere del killer, magari con probabilità di una certa etnia. Poi non dimentichiamo, dulcis in fundo, e concludo, che ancora sotto sequestro la casa di Pierina. La casa sotto del sequestro non è che è un capriccio del dottor Paci, no, non si fanno capricci. È perché lì è la prova del 9, l'atto finale. Lì qualcosa è stato trovato. Quindi si procede adesso con questo step, poi si procederà con qualcos'altro che riguarda la casa di Pierina. Quindi si potrebbe presumere che chissà se hanno trovato qualcosa, troveranno qualcosa anche da qualche macchia trovata lì a casa di Luis, ma poi anche a casa di Pierina. Chissà che qualcuno non si sia lavato o pulito poi in queste due case. Questa è l'ipotesi prevalente, a mio modo di vedere. Però adesso ognuno sta sulla difensiva, adesso non c'è più questa solidarietà, adesso addirittura Manuela dice chissà che magari Valeria non abbia fatto chissà cosa, mandato qualcuno, forse lei, chissà, forse chissà per fare il piacere all'amica. Secondo me stiamo andando troppo nel paradosso qui, eh. Si sta alzando il tiro, secondo me non va bene così. Vedremo, insomma. Certamente si dice che Manuela deve essere interrogata, e credo pure Loris, e ne vedremo ben d'onde ancora, eh. Non finisce qua, non finisce qua. Per il momento vi saluto, vi auguro buona giornata e con la preghiera di condividere questo video con tutti, perché è interessante pensare e dedurre insieme. Grazie, vi voglio bene, grazie tante del grandissimo successo che mi tributate. Un abbraccio a tutti quanti voi.